poi c'è un ragazzo che secondo me può andare in crisi, lui, perché se viene sostituito dai sex toys, come fa a incontrare tante donne come gigolò? Roy Dolce, buonasera e benvenuto. Grazie. Massimo, lei non la sente, ma sta vibrando, quindi c'è qualcuno che... Ma lei è una donna che vibra sempre in continuazione. Ecco, però, ma, scusi, guardi il nostro gigolò. No, io ci metto molto di più, io ci metto molto di più. Io, per carità, è anni che non frequento e ormai sono monacale, però... Io sono più lento. Ma 60 secondi? Com'è possibile? Assurdità. Comunque c'è una differenza, si confonde un po' l'amore con il sesso. Il sesso è uno sfogo egoistico, l'amore è un'altra cosa. Qui si parla di sesso, il dottor Zecchi sta andando fuori tema. No, ha ragione. Perché il sesso è una forma egoistica, l'amore fa parte di un altro contesto. Certo. Mi chiamo Roy, faccio il gigolò e odio le donne, altrimenti non potrei farlo, e quindi questo è il mio mestiere. Il bello di questo mestiere è che si rinnova ogni giorno, e ogni giorno che lo fai è come se fosse la prima volta. Io sono 16 anni che faccio il gigolò e ogni volta che incontro una donna io entro in un territorio inesplorato. Ma le donne mi chiedono di tutto, mi chiedono aiuto, mi chiedono un consiglio, mi chiedono affetto, comprensione e anche il sesso, ma il sesso non è che lo chiedono, è sempre tra le righe. Le donne che ti chiamano solitamente che età hanno? Tutte le età, dalla diciannovenne alla settantenne, ottantenne. Io lavoro anche con casistiche un po' delicate, tipo la verginità, le prime esperienze. Quindi una donna che deve fare questo passo preferisce farlo con una persona che sia esperta, che sappia trattare una donna. Lui iniziò per gioco, 15 anni fa faceva lo spogliarellista, quando una signora gli chiese di uscire con lei per far ingelosire il marito. Appena mezz'ora insieme in un ristorante e la missione riuscì. Lei pagò, ma con quei primi soldi guadagnati, senza fatica, capì che poteva fare business con il suo corpo, con le sue capacità dialettiche. Oggi gestisce un'agenzia ed un sito per gigolò e Roy è tra i più conosciuti sex worker. Sull'amore ha una sua particolare visione. Non sono mai stato innamorato perché credo di essere forte all'innamoramento, nel senso che per me chi si innamora è vulnerabile. Vuol dire che innamorarsi è un po' come ubriacarsi, fai delle cose che da lucido non faresti, quindi preferisco essere lucido, non voglio innamorarmi. Mi sono infatuato un sacco di volte, è ovvio, le donne mi piacciono, ma quello è un'altra cosa, non è amore. L'amore vero è quello tra madre e figlia, dove non c'è una condizione di baratto. Dove c'è baratto, dove c'è la coppia, dove c'è il sesso, fondamentalmente, secondo il mio pensiero, non c'è amore, c'è solo uno scambio per stare meglio. Ed è tornato dopo la D'Urso, dalla Lucca, abbiamo visto Giretti, Forum, TG, Rai, insomma un po' ovunque. Roy Dolce, eccolo qua, buongiorno. Buongiorno a tutti, sì, bella copertina, grazie. Insomma, ce n'erano tante di interviste, abbiamo scelto un po', abbiamo insomma... Sì, un puzzle. Po' più quelle rappresentative, ecco. Insomma, sì, è un mestiere che desta curiosità, quindi ovviamente capisco, sai, anche qualche mia affermazione, però in realtà è il mio pensiero, quindi ho visto qui gli ospiti studio, qualche faccia sconvolta, ma probabilmente non so se sono sposati o anche loro sono degli no, escort, probabilmente perché si sono tutti, no, probabilmente perché si sono tutti innamorati una volta e dicono com'è possibile, arriva lui, non si innamora mai perché dice l'amore come dire, prevede uno scambio, un baratto, e invece l'unico amore possibile è quello tra madre e figlia. Beh sì, l'amore non prescinde da quello che è lo scambio, insomma, se uno è su una coppia, la coppia scoppia quando l'amore... No, ma poi tu hai anche detto amare è come ubriacarsi, io invece voglio essere lucido, quindi... Beh sì, perché effettivamente quando tu sei innamorato ti risassi alle finestre, fai cose che da lucido non faresti, quindi magari essendo lucido così hai una visione della vita più reale, no? E ti rendi conto di cosa stai facendo, quindi ecco, non credo molto in questo. Però mi piacciono le donne, mi piace anche lasciarmi andare in quel contesto che può durare 2-3 ore,
poi però basta, ritorno in me. Per esempio con i radicali noi stiamo seguendo anche tutto l'aspetto di persone che spesso sono dimenticate, che sono le persone disabili, che spesso lì manca una questione proprio affettiva, dove non ci sono delle persone che si dedicano completamente a loro. Beh, il famoso assistente sessuale, che poi è una figura che in Italia manca, mentre in tutto il mondo c'è. È come la prostituzione, è regolamentata in tutto il mondo, o quasi, in Italia purtroppo no. Poi non so di chi è la colpa. Però magari... sentivo, tu hai aperto anche una società. Sì, ho aperto un sito che è gigolo.cloud, ma faccio il consulente e preparo nuovi ragazzi per fare questo mestiere, ma il mio è un sito di annunci, non è un'agenzia di sfruttamento della prostituzione, è un sito dove la gente, i ragazzi si pubblicizzano mettendo foto, il classico sito d'annunci. Io però in cambio do la mia consulenza ai ragazzi nuovi che si iscrivono, li preparo per migliorarsi sempre di più, mi tratto il marketing, tratto la loro immagine, tutto qua. Lo sfruttamento è in tutti i mestieri, cioè sì, qui, e poi c'è da evidenziare un fatto, che la prostituzione, come dicevo prima, il 90% della prostituzione è volontaria, non è sfruttata, quindi prendiamo le tasse oppure facciamo pagare le tasse a chi desidera fare questo mestiere perché desidera farlo e non perché è costretto a farlo. Invece in Italia si parla sempre della prostituzione coatta, la prostituzione sul marciapiede, le nigeriane, le donne sfruttate, ma quella è una minima parte. Io sono un escort volontario e come a me tanti altri, e noi vorremmo pagare le tasse. Poi come pagarle, quello è un problema vostro, è quasi una figura quasi romantica, no? Mentre invece per la donna sì ha ragione, ma quello è un problema della società, è un problema di educazione. Purtroppo siamo propensi a pensare che la donna che fa questo mestiere, oppure anche se non fa questo mestiere ma si dà di più di un altro, di un uomo, diventa una poco di buono. Questo però fa parte della nostra mentalità un po' arcaica italiana, perché poi questa... maschilista. Perché insomma è una società, quindi, la nostra, ancora purtroppo maschilista. Ma gli stessi genitori, magari mio padre o mia madre può essere fiero di me, mentre se io fossi una donna magari un po' meno, no? Che fa questo mestiere. Comunque sì, ha ragione, effettivamente a me vedono come un figo, invece una donna che fa il mio mestiere è una T puntata a tutti, insomma. Cioè, ma fammi capire, Roy, cioè, a te non è mai capitato, mai in tanti anni, 16 di attività, di ricevere un'offesa, non lo so. Moltissime, ma io anche sui social ricevo molte offese, ma sai, ormai ricevere offese va di moda, anzi mi preoccuperei se non fosse il contrario. Quindi sì, le offese no, le ricevi. Perché sì, cioè si ha questa, si tende a parlare e a vedere uno gigolò quasi come un dispensatore di amore, no? Dispensatore di altruismo. Ma diciamo che è un servizio. Molte donne lo utilizzano come. Però una diciamo che anche tu ci giochi un po', nel senso che quando dici, e lo dici praticamente sempre, ma non è una questione di sesso, il sesso viene dopo, il sesso è l'ultima cosa, eccetera. Ma è diverso l'approccio. Lì c'è la furbizia, no? No, ma lì è la cliente che è diversa. La cliente donna è diversa dal cliente uomo. Mentre il cliente uomo usa una escort solo per il suo piacere sessuale, molto spesso la donna invece vuole avere un uomo alfa, un uomo che la corteggi e poi magari la porti anche al sesso, ma deve essere lui a guidarla, perché la donna ama essere corteggiata, quindi il mio ruolo è quello di farla star bene, poi magari portarla anche in quella condizione sessuale. In percentuale quanti sono le donne sposate che ti chiedono? Ma un 70%, poi è stagionale, perché poi d'estate... È stagionale? Sì, perché nei periodi natalizi o agosto sono più single, mentre è anche il sabato e la domenica, mentre durante la settimana la donna sposata agisce sempre di pomeriggio, pausa pranzo... Ad esempio i motel sono sempre strapieni nella pausa pranzo, perché il volume più alto di tradimento si consuma proprio nella pausa pranzo.
Perché sai, anche in ufficio molte persone si incontrano, in ufficio anche il posto di lavoro è un luogo dove ci si tradisce molto, no? Poi la sera si torna dal marito, quindi ecco, non... la sera si va a casa pigiamone, no? Cioè... esatto, no, ma poi aiuta anche perché poi il tradimento, io non voglio a fare a Natale, ci sono più single perché a Natale c'è la famiglia tradizionale che si deve riunire, quindi lui è più esatto single. Anche agosto magari la famiglia va in ferie, va in vacanza, quindi la single si annoia e allora ti chiama. Ma poi il tradimento è una cosa costruttiva, credo, è una cosa che vada fatto per evolvere, bisogna tradire, no? Il tradimento è un'evoluzione dell'essere umano, si tradisce per andare avanti, altrimenti rimaniamo sempre sullo stesso posto e è triste. No, io ascolto con... No, ma è... Boff, cioè io vedo che lei ha la fede al dito, quindi insomma... Ma lui è un traditore, si vede. Sto scherzando. Assolutamente. Ma ovviamente senza... siamo nell'ambito dell'ironia, senza... Boff, mi raccomando, che se c'è sua moglie a casa che sente... Ma non c'è nessun problema, mi conosce bene. I tuoi clienti vengono da te perché vivono momento una condizione di frustrazione, sono trascurate dai mariti, molto spesso non hanno quella, non si sentono femmine, non si sentono attrattive per il loro uomo, quindi hanno bisogno di fare una prova del noi per capire se la colpa è loro oppure del marito. Molto spesso scoprono che è colpa del marito, quindi che è un po' meno però voglio dire, francamente, io da donna faccio fatica a pensare, ma è veramente, cioè proprio, è un mio dilemma, no? Faccio fatica a pensare che se vengo da te e ti chiedo una prestazione e ti pago e tu mi corteggi, faccio fatica a capire se quel corteggiamento è vero oppure no. Sì, cioè, ma anzi, l'importanza probabilmente perché... dico... Sì, ma l'importante è crearsi questo film, esatto. È un'illusione, ecco, quindi è un'emozione, è un'atmosfera, ovvio. No? È come andare in vacanza tu sai che vai in vacanza, poi una settimana e torni a casa, quindi questo è una sorta di film immaginario che tu ti costruisci, è un po' come ritornare indietro, dici vabbè per 3-4 ore, un giorno, una notte voglio essere come quando magari avevo 20 anni che uscivo col mio ragazzo. Come Julia Roberts. Esatto, il discorso di prima, la monogamia, la poligamia, cioè gli uomini, gli esseri umani non sono monogami. Certo. Noi amiamo... Certo lo dice lei, mi scusi, eh. Cioè noi amiamo girare di fiore in fiore, cioè l'essere umano è poligamo, proprio perché è portato a avere più amori contemporaneamente, infatti adesso c'è anche il poliamore che va molto di moda, sì. Avere più uomini o più donne contemporaneamente con lo stesso rapporto, insomma stando abitando insieme è una filosofia di vita nuova. Vedo che sorride. Ma perché... sì, perché l'amore è oblativo, nel senso non fa parte... del dare avere, no? Dos des, quindi essendo oblativo fa parte, cioè tu puoi amare a prescindere, puoi amare un oggetto, puoi amare un mestiere, puoi amare una donna, però fa parte del tuo amare, non devi essere ricambiato, nel momento in cui vuoi essere ricambiato lì salta il concetto di amore, lì è possesso. È completamente diverso. I clienti hanno anche 70. Sì, però non ti chiamano per il sesso. Io ho avuto una cliente anche ultimamente di 82 anni, una poetessa, ma probabilmente è uscita con me, siamo usciti 4 volte a pranzo, ma lei voleva solo raccontarmi la sua vita, scrive libri, quindi sai, a volte certe donne vogliono evadere, no? Dalla loro routine, escono con me solo per così, per passare una giornata diversa. Poi non tutte cercano sesso, il sesso è una condizione è un effetto collaterale, è una condizione che dove tu ti trovi. Si ha la capacità di rendere romantico. No, me lo faccia vedere. Agli ordini, prego, dica. Ma senta, signor Roy, lei mi è tanto simpatico, sa? Le voglio chiedere una cosa, ma una donna paga veramente? Cioè... o lei incassa solo, ma le spese generali, tipo non so, hotel, pranzo, sono a suo carico? No, lo sa perché? Perché sono talmente curioso, mi piacerebbe vedere la scena. Io ieri ho chiamato una escort a casa, ho fatto da mangiare, e poi dopo lei sa, e alla fine mi ha chiesto 500 euro. Però... ecco. Io le ho pagate, ma
la cosa, vedere una donna fare una cosa così, le dico sinceramente, mi farebbe divertire tantissimo. Ah. Allora, faccio una cosa, io non mi ricordo il nome del Angelo, signore. No, Angelo, si iscriva nella mia agenzia gigolo.cloud, ecco. Così. No, ma non credo, perché ormai ho un'età che... Si fa pagare tutto? Sì, le spese normalmente sono a carico della cliente, ristorante, albergo e tutto il resto. Anche se poi magari se al ristorante lei si vergogna, una cosa del genere, pago io e poi lei mi rimborsa, perché se ci sono delle donne che ancora... vedono insomma la cosa, la figura dell'uomo che paga, no? E quindi allora pago io e poi lei mi rimborserà successivamente. Senta una cosa, ma no, la curiosità, ma non so, la cliente telefona? Chiama e dice quanto mi costa una, no, chiama, una chiacchierata? Certo, la telefonata è importantissima, qualcuna scrive, però io poi le incentivo a chiamarmi, mi chiamano, io già dalla voce capisco quale potrebbe essere la sua carenza affettiva o fisica o sessuale e quindi da lì inizia il vero lavoro, ci parlo e poi lei probabilmente mi chiederà come funziona, quanto costa, io le spiego tutto carinamente, facciamo due battute, io attraverso una discussione cerco di capire anche se è ricca, se è povera, se è bella, se è... e lì mi adatto, mi adegua alla situazione anche per quanto chiedere, perché poi il prezzo varia anche in base a chi mi chiama. È brutto dirlo, però sai, è un'attività, è da imprenditore, uno fa il prezzo in base anche a cosa capita. Ma ti capita anche di rifiutare? No, io non chiedo mai foto, non rifiuto nessuno, rifiuto solo quelle donne che al telefono capisco che non hanno tutti i neuroni a posto. Allora sì, quello sì, perché a volte capita. Per questo è importante la telefonata, perché io devo fidarmi di questa persona. Io infatti non chiedo neanche acconti, non chiedo nulla, perché se una voce mi dà qualche problema la elimino. Dico no, guarda, non sono interessato, chiamo un altro. Senti un po' un Don Giovanni? Ma credo di no, cioè io non mi ritengo un Don Giovanni, perché ho sempre detto, anche a mio discapito, di non essere bravo io in queste cose, ma sono, brutto dirlo, ma sono scarse le donne che mi chiamano. In realtà non è un elogio la mia bravura, io sono normale come tanti uomini. Probabilmente la donna che mi chiama in quel momento è vulnerabile, è un po' più facile da convincere, da corteggiare rispetto ad un'altra che invece ha molta più esperienza. Quindi la forza è avere, è come se una squadra di Serie A gioca con una squadra regionale, vince facile. È una cosa perché... diversa, la donna ha un altro approccio verso l'escort, è completamente diverso, è molto più cerebrale la donna. Quindi, però penso che ti sarà capitato di trovare delle donne magari bellissime che possono avere tantissimi uomini e che magari in quel momento lì, certo, sicuramente c'era anche un aspetto emotivo, però era magari anche adesso mi concedo questa cosa. È una minoranza. È una minoranza, Ruggine, dai. La donna panterona. No, perché sennò veramente stiamo fantasticando. Ad esempio, una cliente, tu non potresti essere mai una cliente. Perché insomma. No? Perché non hai, secondo me sei una donna esperta, una donna che sa il fatto suo, quindi tu con uno come me non mi daresti, ecco, neanche 5 euro. Ma se tra poco ci andiamo a prendere il caffè. Paghi tu, ok. Allora, ecco, vedi, allora. No. Allora, senti una cosa, ma ti è mai capitato di avere, cioè di conoscere un uomo che ti dice mia moglie non mi tradirebbe mai, eccetera, eccetera, e poi magari sua moglie ti chiama, cioè di avere delle uomini, situazioni un po' così. Di solito conosco la moglie, il marito qualche volta... Sono stato beccato, sì, qualche volta da qualche marito in flagrante, insomma, però ho avuto, mi ricordo, un marito che mi chiamò per la moglie perché non aveva mai avuto altre esperienze la moglie, solo con il marito era stata, quindi viveva un momento di curiosità, si guardava intorno, prima o poi l'avrebbe tradito, quindi il marito intelligentemente mi ha chiamato e mi ha pagato per andare con la moglie per fare questa esperienza. Questo è un esempio di esperienza. Quindi, perché? Però abbiamo a che fare con una donna che ha poca esperienza, quindi voleva
voleva un secondo uomo, ne ha avuto per 30, aveva 33-34 anni, solo un uomo, solo il marito, voleva capire com'era un altro uomo. Quindi il marito ha capito questa sua defaianza, di difficoltà, e quindi ha chiamato me, mi ha raccontato dice, questa piuttosto storia. Che con altri. Esatto, almeno è un ragionamento molto avanzato questo, non è un ragionamento stupido, piuttosto che lei vada a tradire, c'è stata anche una consensosità, una elaborazione, no? Sì, cioè, una consapevolezza, diciamo, reciproca, esatto, all'interno della famiglia. Questa è una cosa molto bella. No, poi voglio tranquillizzare i mariti. Se la vostra moglie magari chiama uno come me, non è un vero tradimento. Perché il tradimento è pilotato, è completamente diverso da andare col vicino di casa, certo, che lo fai per divertimento e perché senti trasporto. Con me è solo una cosa... anche un investimento con te, per cui insomma voglio sì, dire... Sì, ma il denaro è proprio la prova tangibile che ha meno valore. È vero, ci sta pensando. Hai sentito Roy? Sì, sì, no, ma innamoratevi. Infatti, gli amori più belli sono il primo e l'ultimo, quindi probabilmente. Nel senso, no, ma c'è, cioè, ovvio, la signora è innamorata, probabilmente quest'uomo ha toccato degli elementi inediti e lei si è lasciata andare. Sai, l'innamoramento, come tutte le altre cose belle, è lo stupirsi, no? Quando tu ti stupisci ancora, ti innamori. Un bambino che vede la prima volta il mare sembra chissà cosa ha visto, quindi innamorarsi è un po' stupirsi. Tu riesci a parlare così perché dici io non mi sono mai innamorato. Dice, no, perché l'amore prevede, come dire, una mancanza di lucidità, mentre invece io voglio essere lucido, quindi... No, io sono innamorato, ad esempio, del mio lavoro, sono innamorato di cose che mi danno senza che io do. Allora, quello sì, quello secondo me è amore, io posso essere innamorato anche di una donna, però devo essere innamorato a distanza, nel senso oblativo della parola, nel senso lei non deve essere per forza innamorata di me, io posso amare senza essere ricambiato, quello è il vero amore, perché se tu vuoi essere ricambiato, lì salta tutto, quindi l'amore esiste, perché se non esistesse l'amore noi non saremmo qui, quindi l'amore esiste, ma è un amore, noi lo confondiamo sempre, l'amore, la coppia, parliamo sempre di coppia, l'amore lo identifichiamo con la coppia, con il sesso, ma non è, questi non sono gli elementi che fanno parte dell'amore. Anche il sesso poi è un piacere, è uno scambio, uno fa sesso con una donna se quella donna ti piace e viceversa, se quella donna non ti piace non fai più sesso, quindi dov'è l'amore? Cioè non c'è, è solo uno scambio di piaceri, io faccio sesso con te perché a me piace il tuo corpo e il tuo corpo mi eccita e mi fa godere e viceversa, questo nostro scambio di piaceri fa sì che noi stiamo insieme, ma non è amore, è solo un egoismo. Ci sono delle donne che si innamorano di uomini non parenti, insomma, però che succede? Che in quel contesto lì è sempre una persona che è innamorata, l'altra no, perché insieme, in quella situazione che descrivevi tu, una donna molto innamorata, un uomo molto innamorato di una donna, ma in realtà è innamorato perché l'altro non lo è. C'è questo distacco, altrimenti non lo sarebbe. Quindi è quello che fa sì che una persona ama, e quello vuol dire amare. Io posso amare un uomo... Però perché so che lui non mi ama, allora quella cosa in qualche modo mi attrae. In amore vince chi fugge, si dice. Anche. Questo forse... Francesi, cosa devo dire? Saremo costretti a fuggire tutta la vita. No, ma no. È un uomo innamorato. Io sì, sì, sono felicemente sposato. Quelle persone con il papillon hanno una costante, cioè di solito... La cravatta indica il papillon, invece è una forma d'amore. Chi porta il papillon è sempre una persona amorevole e romantica. Invece chi porta la cravatta... Molto romantica. Dato che una delle tue clienti si innamorasse follemente di te. Sì, capita spesso, ma questo ritorniamo al discorso di prima, perché sono donne che hanno avuto poca esperienza, vulnerabili, quindi avendo a che fare con una persona esperta, una persona che va a prendere proprio sulla loro carenza, le tocca degli elementi scoperti, succede? Lì è un casino, perché poi io a volte devo dire, insomma, devo anche trattarle male, devo tirar su quel muro, quel confine che è quello dell'uomo a pagamento, cioè, perché molte donne si relazionano con me, quindi pensano, si dimenticano del prezzo che pagano e vivono una sorta di fidanzamento. E questo è sbagliato perché poi non è neanche costruttivo, è peggiorativo poi uscire con un gigolo. Per lei dopo certo, anche diventa sì, perché poi si illude, un dramma. Ma proprio perché c'è un amore diverso.
tra uomo e donna. Siamo in chiusura, grazie Roy per essere stato con noi questa mattina. Grazie a Bartolo De Franceschi, grazie. Gianangelo grazie. Boff, grazie Giacomo Cusumano.